Si è tenuto la mattina del 6 gennaio al Teatro Trifiletti l'Epifania Basket Day, la manifestazione dedicata allo sport organizzata dal Mini Basket Milazzo. Sugli spalti presenti le giovanili del club Mamertino. Sul palco invece la dirigenza della società e i rappresentanti dell'amministrazione comunale, con l'assessore Piera Trimboli e il sindaco Giovanni Formica. Naturalmente l'amministrazione è impegnata sul fronte delle attività sportive e delle strutture sportive a cercare di migliorare la situazione difficile in cui si trova la nostra città, ma più in generale tutti i comuni che negli anni non sono riusciti a fare investimenti in quella direzione perché si è dovuto preferire fare altro di fronte alle emergenze. A proposito di quello che dicevi prima, Nello, io posso già annunciare che proprio o tre o quattro giorni fa abbiamo già nominato il responsabile del procedimento per la tinteggiatura del tetto ligneo del palazzetto dello sport e quindi siamo partiti con il procedimento amministrativo che ci porterà a completare l'opera e quindi a consentirne il pieno utilizzo. Mi riferisco alla possibilità di accesso del pubblico, così come abbiamo detto già immediatamente dopo il termine della stagione agonistica. Noi inizieremo i lavori per poi ripartire con un palazzetto a pieno regime. Durante la manifestazione sono stati premiati tanti ex atleti per il loro impegno nello sport. Al termine della giornata la classica lotteria. A coordinare il tutto il dirigente Nello Principato, da decenni guida del movimento cestistico milazzese. 1950.